Allora, vedremo uno strumento che si usa sostanzialmente nella telefonia, ma anche nel broadcasting può essere usato molto efficacemente. È uno strumento che nasce come test set generale, quindi può provare spettri, interferenze, cavi, sia con una porta che con due porte. Ha anche funzioni di telefonia che però a noi non interessano, quindi non le vedremo. Le funzioni principali sono quella di analizzatore di spettro, analizzatore di interferenza, power meter, analizzatore di cavi e analizzatore di sistemi LTE, quindi GSM fino al 5. Cominceremo con allora, innanzitutto alcune indicazioni di cosa non fare. La prima cosa che faccio comunque, che si può ovviamente fare e si deve fare, è quello del test della batteria, quindi lavoreremo in batteria. Quindi sono le 10.05, 100% di batteria, stacco. E vedremo fin quando dura. Le cose da non fare sono tipicamente due. Una è superare ai bocchettoni, ci sono tre bocchettoni che si usano nelle varie funzioni, di non superare mai dei valori che sono 50 volt di tensione e 20 dBm di potenza, che sono 100 mW, che è una potenza che si raggiunge sovente, quindi bisogna fare molto attenzione quando si va in posti dove ci sono trasmettitori FM e TV, a connettersi ad antenne che potrebbero avere delle potenze pericolose per lo strumento. Ancora più pericoloso, a mio avviso, è l'uso di cavi in cui il tipo BF, in cui il connettore centrale tocca prima della massa. Questo può provocare veramente l'invio di tensioni a 50 Hz molto forti sull'ingresso dell'analizzatore. C'è anche una seconda cosa, le cariche statiche. Una matassa di cavo, così che può essere dell'ordine di 100 picofarad al metro, caricata con anche solo 12 volt, come si usa negli impianti televisivi, poi possono essere 24, possono essere altre tensioni, o anche solo delle cariche statiche che piano piano si accumulano in questo condensatore, possono generare dei picchi rapidi ma molto energetici, che all'atto della connessione possono danneggiare lo strumento. Questo è valido per qualsiasi tipo di strumento. Quindi c'è scritto poi qui chiaramente avoid this static charge. Quindi se io in questo momento ho questo cavo carico e sia che sia aperto che sia chiuso, lo connetto, è come se scaricassi un condensatore. E anzi, peggio, perché questa è una linea, non sto a dire di più, diciamo che bisogna fare molta attenzione. Quindi, una delle prime cose da fare è chiudere da un lato il cavo che si vuole misurare. Questo è un attenuatore, quindi alla fine è una resistenza che chiude. La seconda cosa da fare è andare a, con qualsiasi cosa, un cacciavite, andare a cortocircuitare l'uscita del cavo. In tal modo voi avete scaricato un cavo. Non facendo queste cose, attenzione a queste cose, ho spaccato un mixer dell'HP di questo strumento qua, quindi insomma, bisogna fare molta attenzione. La seconda cosa è mai usare il connettore F, cioè connetterlo allo strumento in questa maniera, cioè mettere prima il connettore e poi connettersi con l'F, perché facendo così collegherete prima il centrale della calza.
queste sono le principali cose da non fare per non danneggiare lo strumento. Adesso ritorniamo all'uso di per se stesso dello strumento. Vedremo come prima cosa l'analizzatore di spettro, quindi se andiamo nella funzione mod abbiamo tutti i vari menu attivati sullo strumento, qui non c'è lo scanner come opzione perché vedete che non è evidenziata, ma tutte le altre opzioni sono presenti. Se schiacciamo Spectrum Analyze, dove peraltro già era, lo usiamo come Spectrum Analyzer. È molto facile, molto intuitivo, tramite questi tasti qua sotto si effettuano le impostazioni che poi si vedono qui a destra e vengono confermate tramite i tasti. Proviamo a fare una misura, per esempio una misura del beacon di un satellite, il beacon del satellite 10 gradi est. Quindi andiamo a connettere, come dicevamo, il cavo. Attenzione, come dicevamo, andiamo sempre a scaricare, onde evitare qualsiasi, diciamo che poi prenderò un filetto di una resistenza o un pezzo di stagno, oppure ci si può fare un apposito connettore in corto da mettere. A questo punto posso connettere. Allora, volevo vedere di fare un preset perché per combinazione io avevo già impostato quella misura e non volevo farlo. Allora, se vi trovate in difficoltà c'è il tasto Previews che vi porta indietro sulle operazioni che potete aver fatto. Adesso io faccio un'altra cosa. Prima di fare questa misura qua andiamo a farne un'altra a frequenza diversa. Per esempio nel campo delle stazioni FM, adesso io collego una stazione, un loop che riceve, diciamo, da praticamente da 0 fino a 150 MHz e andiamo a decidere che facciamo una frequenza di partenza di 5 MHz. Ok, facilmente impostabile. In questo momento lo stop è circa 1200 MHz, lo limitiamo a 150 MHz. Ecco, in questo momento possiamo mettere per esempio marker 1 e andare a vedere, per esempio qui abbiamo la banda 8808 dell'FM, molto con segnali molto forti dell'ordine di meno 30 dBm, e vari altri segnali che vedremo forse meglio con la funzione spettrogramma, anzi possiamo farlo subito. Qui invece abbiamo dei segnali nella gamma onde corte, il marker è a 14 MHz, difatti lì ci sono delle forti stazioni broadcasting. Allora, però vedremo dopo la funzione spettrogramma perché è una funzione di ordine superiore. Una funzione che può essere molto interessante è quella di andare a demodulare, quindi ad ascoltare la stazione che voi avete selezionato. Per esempio, io adesso decido di vado nel menu frequenza, centro frequenza 97,3 MHz, poi span, adesso è molto ampio, metto per esempio 2 MHz. Ecco, in questo momento vedo che nell'arco di 2 MHz ci sono diverse stazioni, questa è una stazione anche forte. Posso andare a decidere di fare diverse misure. Come vedete, quella che non interessa, quella della MFM demodulatore, è nel menu dopo. Se io ritorno in quello precedente ho altre misure, comunque vediamo questa. Schiaccio il tasto e poi
vado nel setup, cioè gli dico come fare quel tipo di misura. Questo è forse un po' meno intuitivo. Io ho selezionato una misura, lui me l'ha fatta partire, ma non è successo niente, devo dirgli che dati voglio inserire nella misura, quindi measure setup. Quindi innanzitutto lo accendo nel modulatore on off. Allora, dobbiamo probabilmente andare ad allargare la banda di risoluzione e quindi andiamo, scusate, diminuisco il volume perché altrimenti non capiamo più niente. Ok, devo andare a selezionare un filtro diverso, quindi vado nei filtri, vado in manuale, anzi c'ero già, perché normalmente deve essere in automatico. No, andiamo in manuale e selezioniamo per esempio 100 kHz. Ah no, penso di aver capito cosa c'è che non va. Il marker non è sul centro frequenza. Quindi stavamo ascoltando un'altra stazione ma di lato. Allora, vediamo. Possiamo per esempio andare in manuale o chiedergli un peak search. Cioè, ho schiacciato peak search, lui è andato a prendermi il picco massimo. O perlomeno quello che in quel momento era il picco massimo perché ci siamo sotto modulazione. Non è cambiato, quindi non era quello. Proviamo un altro centro frequenza. Si può aumentare il tempo in cui lui sta fermo, questo dual time. Possiamo mettere per esempio 35 secondi, e lui starà 35 secondi prima di effettuare un'ulteriore analisi di spettro. Bene, adesso togliamo la funzione in modo tale da ritornare. Ok, adesso siamo passati di nuovo nella misura di analisi di spettro, rimettiamo tutto in automatico. Ok. Quindi abbiamo visto sostanzialmente per l'analisi di spettro, poi ovviamente si possono cambiare le scale, si può decidere quanti dB per divisione, sempre se voglio più espanso metto 5 dB per divisione. Cambierò il reference level nel menu ampiezza, lo posso anche cambiare a mano. E questi sono sostanzialmente i comandi che si usano di più. Adesso ritorno a 10 dB per divisione, ritorno con un reference level di 0 dBm. Nel menu ampiezza, reference level 0 dBm. Ovviamente posso cambiare lo span. Facciamo per esempio 10 MHz. Ok.
queste sono funzioni abbastanza normali, poi ci sono la possibilità di selezionare più tracce, per esempio se seleziono anche la traccia T2 posso, allora la traccia T1 posso metterla per esempio in capture, cioè io quello che ho lo lascio lì, poi posso decidere la traccia T2, quindi questo lo lascio come riferimento, la traccia T2 la metto in clear write, cioè scrivi e pulisci, e in questo momento vedete che con un altro colore lui mi sta mettendo mi sta facendo vedere quello rispetto al riferimento. Se io stacco l'antenna, ovviamente rimane solo il riferimento e la traccia rimane sotto. Adesso bisogna allora io tolgo adesso tutte le tracce e ritorno come prima. Altre funzioni interessanti. Dunque, trace display. Una funzione molto interessante che consente addirittura di vedere contemporaneamente due settori di banda è quella del dual spectrum. Scusate. Allora, ritorno in measure, vado nella seconda misura, dual spectrum. Lui in questo momento mi ha messo due diverse visualizzazioni di spettro, cioè una ha uno span scritto, forse bisogna selezionare l'altra schermata. Ah, sopra è span 10 MHz e sotto è span 145 MHz. Addirittura posso decidere di vedere anche due settori completamente distinti, cioè guardare l'FM e guardare una stazione GSM. Per cambiare il Allora, per selezionare, in questo momento siamo sullo schermo superiore, per selezionare lo schermo inferiore basta andare nel setup delle misure e selezionare la finestra attiva superiore o inferiore. In questo momento andiamo sulla finestra inferiore e io posso lavorare su questa finestra, per esempio dirgli frequenza centrale, andiamo già a selezionare quella del beacon, che dobbiamo andare a 1201 e 500 MHz, quindi centro frequenza. Ok, con questa antenna non riceviamo niente, come giusto, però ci siamo portati nelle condizioni giuste. Adesso dobbiamo selezionare uno span di 1 MHz, se ricordo bene. E poi dobbiamo selezionare un filtro di 30 kHz, quindi andiamo in manuale, possiamo anche selezionarlo girando la manopola. Ok, possiamo selezionare il filtro video che deve essere di 100 Hz. In questo momento chiaramente il tempo di scansione sarà molto maggiore, sarà dell'ordine di 2 secondi e mezzo, perché con una banda di 100 Hz sta effettuando delle medie. Allora adesso andiamo a togliere il segnale che arriva dal loop e quindi frequenze basse e andiamo a mettere
il segnale che arriva dall'impianto chiamiamo satellitare. Sempre andiamo a cortocircuitare prima di effettuare la misura il bocchettone, onde evitare problematiche. Un po' di FM circola lo stesso dentro l'impianto. Allora, una prima cosa da vedere è i comandi di attenuazione sono corretti o meno rispetto a quello che voglio misurare, e questo lo si vede facilmente andando a mettere e togliere il segnale. Se il rumore fuori banda eccede di circa 10 dB quello dell'analizzatore, come è stato in questo momento, vuol dire che le condizioni sono buone, nel senso che il rumore e il segnale che circola sull'impianto sono molto maggiori di quelle dello strumento, e quindi siamo nelle condizioni. Diversamente bisognerà togliere attenuazione sull'ingresso, e poi vedremo. Allora, nel caso, quando si misurano segnali in aria, può essere utile, perché incrementa moltissimo la sensibilità dello strumento, mettere il preamplificatore. In questo caso non c'è, comunque vedremo come metterlo, è molto semplice. Ma in questo momento ritorno e vedo che c'è il picco del beacon, che è questo. Posso dargli un peak search e lui automaticamente mi è andato a trovare il picco. Posso anche farlo chiaramente a mano, però diciamo, perché non sfruttare quello che lo strumento ci può dare. Poi, andando nel menu, adesso io ho il picco massimo del beacon. Voglio andare a misurare quant'è la differenza rispetto al rumore, che è poi la misura che voglio fare. Vado semplicemente nel menu marker, seleziono marker delta, quindi la differenza, sposto il marker nella zona in cui voglio effettuare la misura, e vado a leggere il valore 11 dB, 11 varia tra una misura e l'altra, come siamo sostanzialmente nell'ordine degli 11 dB. Questo è sufficiente. Comunque dicevamo che se voglio vedere un qualche cosa di più dettagliato sullo schermo, posso, a parte passare su uno schermo solo, ma questo è una cosa incidentale, posso andare a cambiare l'ampiezza della scala, quindi andare per esempio a 5 dB per divisione. In questo momento siamo al di sotto, quindi dovremmo cambiare il reference level, quindi ampiezza. Potremmo anche provare un autoscale, vediamo che cosa combina. Ecco, se l'è posizionato da solo. Diversamente avrei dovuto mettere il reference level e andare a selezionarmelo su e giù. Allora, visto che abbiamo scoperto questa nuova funzione, facciamo un'altra cosa. Mettiamo addirittura 2 dB per divisione, diamogli un autoscale, vediamo se ci trova lui. Abbiamo chiesto troppo, evidentemente. Allora, facciamolo noi, andiamo a mano a settare il reference level. Se non vediamo niente, lo dobbiamo diminuire. Ecco il segnale. Non ce l'ha fatta, probabilmente perché avrei dovuto settare il reference level a dei valori frazionari. Per esempio, no, meno 72 dovrebbe essere. Scusate, devo fare il contrario. Meno 74 dBm. Continuo a sbagliare,
70, devo andare di meno 68. Ho schiacciato qualcosa di sbagliato, è venuto fuori un preset. Andiamo nel menu, eravamo nel menu Amplitude Scale. Ah, scusate, ESC. Allora, dicevamo Amplitude Reference Level meno 68 dBm. Ok. In questo momento effettuiamo la misura e abbiamo anche una, come dire, un'ottima occupazione della traccia. Se adesso voglio salvare la misura, posso farlo per esempio dentro la chiavetta USB. Schiaccio il tasto Save. Lui in questo momento può salvare o internamente allo strumento o sulla chiavetta USB. Decidiamo di salvarlo sulla chiavetta USB e gli facciamo salvami lo schermo. Qui posso chiaramente, io ho messo qui test e però si può cambiare ovviamente il nome, sia da tastiera, touchscreen e pure digli anche di poi alla fine di salvare sia da touchscreen che da tasto. Una cosa interessante è che in ogni caso se io continuo a salvare anche con questo stesso nome, lui non mi chiederà vuoi sovrascrivere o non vuoi sovrascrivere, semplicemente scrive con questo testo aggiungendo di volta in volta 1, 2, 3, 4, quindi non duplica i file. Posso comunque per esempio metterci, non so, una R in più e poi dirgli ok. Se l'operazione va a buon fine, mi dice che me l'ha salvato con questo nome qua e in JPEG, io posso anche salvare i risultati dello schermo per poi poterli prendere e rivedere con lo stesso schermo, quindi salvo i risultati. In questo momento ho usato il tasto ok, quindi done da tastiera, ma potevo anche farlo da print screen. E posso anche salvare il setup, cioè tutto come era stato settato lo strumento in modo da poterlo poi richiamare al momento in cui mi possa servire senza dover tutte le volte andare a mettere tutti i parametri a mano. Questa volta uso il touchscreen. Di nuovo mi ha salvato il file in un formato suo interno, g.gst. Vediamo la funzione preamplificatore che la troviamo nel menu ampiezza e scala dell'analizzatore di spettro. Se io lo inserisco adesso, mi dice che lo può inserire quando ho l'attenuatore tra 0 e 10 dB, non prima. Andiamo per esempio a cercare qualche segnale. Allora, quindi in ogni caso mettiamo 10 dB di attenuazione. E in questo momento questo è il fondo di rumore che, mettiamo un marker normale, non delta, il fondo di rumore è intorno ai 95, no, 92 dBm. Adesso ritorno indietro, metto il preamplificatore e vedete che è praticamente sparito, lo tolgo, cambio il reference level. Tanto per vedere quant'è la differenza, allora mettiamo reference level meno 10 dm. Ok.
possiamo andare a giudicare la differenza con il marker mettendo un delta. Torno indietro. Allora, con questi settaggi c'è una diminuzione di rumore dell'analizzatore di 15 dB sul fondo di rumore. Possiamo adesso invece andare a vedere che cosa succede quando io invece vado con 0 dB di attenuatore, che ovviamente sarà già migliore. Quindi vado con meno 20 dBm di riferimento. Devo cambiare il marker delta un attimo. Allora, marker delta. Adesso lui mi vedrà la differenza. Allora, amplificatore. Anche in questo caso la differenza è dell'ordine di 14-15 dB, quindi diciamo che è uno strumento estremamente sensibile. In questo momento, con queste bande di 30 kHz che non sono neanche esageratamente basse, io ho un livello di rumore, mettendo il marker normale, nell'ordine dei meno 116 dB. Allora, un'altra funzione estremamente interessante nella parte analizzatore di spettro è che questo strumento può funzionare anche da generatore di segnali non modulato, ma a tono continuo. Continuando a fare la misura, in questo momento noi stiamo guardando attorno allo spettro FM che ben conosciamo, col bocchettone d'ingresso. Se andiamo sul bocchettone di uscita della parte, diciamo, analisi a due porte, e andiamo, schiacciamo il tasto Measure Setup, ci compare un menu sorgente RF. Noi possiamo definire la frequenza della sorgente, quella che vogliamo nell'arco di 5 MHz, 4 GHz, e la potenza di uscita del generatore. Adesso la mettiamo in on. E se vediamo sull'altro analizzatore di spettro, vediamo che c'è una portante 1 GHz con 30 dBm, che è esattamente la potenza che si può leggere qua. Io posso variare la potenza in due maniere. Allora, la potenza può essere variata tra meno 30 e meno 80 dBm a passi di un dB. Adesso metto meno 50 sull'analizzatore di spettro. Vedete che è scesa, è andata a meno 50. Oppure tra me a 0 dBm, cioè da 30 salta di colpo a 0 dBm, e con attenuatori esterni, vedete che in questo momento sono a 0 dB, con attenuatori esterni può essere fatta scendere tra 0 e meno 30, cioè un attenuatore esterno. È una funzione che ritengo estremamente interessante. Allora, nella funzione Interference Analyzer abbiamo una cosa molto carina che serve soprattutto per segnali variabili nel tempo, la funzione Spectrogram, che consente, io per esempio in questo momento stiamo vedendo lo spettro Setto un attimo di nuovo. Allora, frequenza di partenza,
5 MHz, stop 150 MHz. Ecco, vedete che qui, per esempio, qui ci sono le onde corte con segnali anche variabili nel tempo, qui ci sono i segnali di ponti radio, autostrade, eccetera, eccetera, qui c'è la gamma aeronautica. Difatti, vedete che in questo momento c'è stata una trasmissione, magari la torre di controllo, e qui l'aereo sta rispondendo o viceversa. Se avessimo messo preamplificatore avremmo visto meglio, però le tracce sono comunque nitide. Allora, ok, adesso col preamplificatore vedete che no, c'è troppa ampiezza di segnale, allora lui me lo mette e poi me lo toglie. Probabilmente bisognerebbe filtrare l'ingresso, perché bisognerebbe mettere un notch sulla banda FM per togliere. Perché c'è stato, vedete, un IF overload. Come sostanzialmente anche qui avete visto che c'è un segnale che prima trasmetteva e poi ha smesso di trasmettere. Qui ci sono stati dei picchi in orizzontale. Qui vedete proprio l'andamento delle onde corte, che fa queste specie di strisciate che sono dovute alla propagazione ionosferica. L'aumentare e diminuire del segnale dà questi andamenti. Vedete che qui a un certo punto di colpo è venuto fuori un segnale. Possiamo andare a vedere più o meno la frequenza. Di nuovo qui c'è stata comunicazione. È più forte, quindi è probabile che questo sia l'aereo e l'altro sia la torre di controllo. In questo momento evidentemente l'aereo si è avvicinato. Quindi l'emissione che è partita, poi si potrebbe andare a espandere la scala per vedere bene, comunque è dalle parti dei marker, dei no, 9,35 MHz. Probabilmente una stazione broadcasting che ha orario definito, magari adesso trasmette per qualche ora, poi stacca. E questo è molto interessante per vedere segnali che ci sono e non ci sono, come evolvono, soprattutto, non so, segnali delle reti wifi e cose di questo genere, cioè segnali non continui, ma segnali impulsivi che oggigiorno digitalmente ci sono molti. Allora consente di cercare l'interferenza più facilmente, perché se vedi un picco sull'analizzatore che poi va e scompare, invece così memorizzi alcuni minuti e puoi fare una scansione con l'antenna cercando il segnale. Tutte le volte che si presenta lo vedrai con un colore diverso e capisci dalla traccia se è aumentato o se è diminuito. Un'altra funzione interessante può essere quella del power meter. Se seleziono power meter, lui mi chiede interna al power meter o esterna, che è una sonda esterna, in questo momento non c'è. Se uso l'interna al power meter, uso l'analizzatore di spettro. In questo momento io sto facendo la somma della potenza con un centro frequenza di 215 MHz e uno span di 70 MHz, quindi più o meno centrato dalle parti delle trasmissioni DAB. Se vado nel settaggio dell'ampiezza, perché in questo momento vedo che sono a meno 53 dbm circa e qui il minimo è meno 50, quindi devo cambiare la scala, quindi massimo del display facciamo per esempio meno 40 dbm e il minimo facciamo meno 60 dbm. In questo momento ho una lettura nel range voluto, vedo che ci sono delle fluttuazioni, le fluttuazioni le posso vedere e registrare
anche in questo grafico qua. Ovviamente poi posso cambiare frequenza e larghezza di banda in cui effettuo la misura. Allora, quanto abbiamo fatto? Cominciamo adesso con le misure su cavi. Ce ne sono chiaramente diverse. Ci sono misure a una porta in cui si misura il cavo a una all'inizio e alla fine, terminato o non terminato dall'altra parte, e poi ci sono le misure a due porte in cui si misura il cavo a ponticello tra i due bocchettoni. Le misure possono essere scalari, quindi solo ampiezza, oppure vettoriali, quindi tengono anche conto della fase, però qui andiamo già in un territorio un po' più complicato, ma andiamo per gradi. Quindi nel modo io questa volta selezionerò Cable Antenna Analyzer. Ecco cos'è che io voglio misurare di un dispositivo. Voglio misurare sostanzialmente quando lo collego a questa porta che è la porta di uscita, come c'è scritto qua. Voglio misurare quando io mando una potenza o sul dispositivo o sul cavo, quanta potenza ritorna indietro. Se il dispositivo è perfetto, non dovrebbe ritornare indietro potenza. Ci sono due metodi, due diciamo coefficienti che sono i più usati per definire la bontà del mio circuito collegato a questa porta, di circuito o cavo o dispositivo passivo collegato a questa porta. Uno è il rapporto di onde stazionaria, o in inglese VSWR, oppure più preferibilmente nel campo del broadcasting professionale il return loss, cioè io mando una certa potenza, quanta me ne torna indietro ma in dB, e quindi noi useremo sostanzialmente questo. In questo momento io ho una linea che mi dice che 0 dB, tutto quello che mando torna indietro, perché in effetti a questo bocchettone non c'è collegato niente, c'è un circuito aperto. Quello che vedete sotto è semplicemente la linea di scansione che vi dice che il puntino sta comunque andando su e giù a questa velocità. Adesso, senza effettuare nessuna calibrazione, io per esempio prendo una terminazione, che è un oggetto non perfetto, ma diciamo a seconda della sua qualità potrà avere dei return loss di un certo tipo. Stiamo scandendo da 5 MHz a 4 GHz, quindi io metto questo dispositivo qua. Se fosse perfetto, lui dovrebbe andare totalmente a zero, ma questo non lo è mai, a meno di calibrazione. Questa è una terminazione dell'HP, posso mettere un marker. Diciamo che mi dà dei coefficienti di riflessione variabili in funzione della frequenza, ma tipicamente inferiori a 20 dB. Su frequenze basse siamo addirittura, ah no, scusate, perché qui siamo su una scala non 10 dB per divisione, per cui ad occhio avevo stimato che fosse meglio. Però attenzione che qui dentro ci sono probabilmente, anzi sicuramente, delle calibrazioni precedenti che io avevo fatto, e quindi io so benissimo che quel carico lì è molto meglio di a 2 GHz di 7 dB. Quindi dovremmo sostanzialmente andare a fare una calibrazione, ma questo è tanto per capire che cosa stiamo misurando. Però se vogliamo fare la calibrazione andiamo qui Calibrate, e lui mi farà anche vedere proprio sinotticamente cosa devo fare. Io devo mettere un circuito aperto. Vado a prendere i tre. La calibrazione si fa su tre punti e si fa. Io qui li ho autocostruiti perché sui BNC tipicamente non danno questi di calibrazione che vengono tipicamente dati sugli N. Quindi ho fatto un circuito aperto
semplicemente ho messo il pispolo del BNC e qui ho semplicemente messo una chiusura perché non entrasse porcheria. Quindi questo per lui è un circuito aperto, un cortocircuito e il carico di riferimento, che è la cosa migliore che io posso avere ed oro dire. Questo qui per me è quello che vorrei avere il massimo. Quindi lui mi dice inserire il circuito aperto, che è questo. Io lo inserisco e continuo. Lui prende i coefficienti di calibrazione e li inserisce. Poi mi dice metti il cortocircuito. Poi mi dice metti il carico. No, scusate, il... Ah sì, tool load. Quindi metto il carico. Ok, in questo momento voi vedete che addirittura la linea di scansione e la linea della misura coincidono perché è a meno 60, perché gliel'ho detto io che quello lì deve essere il massimo. Però faccio notare una cosa, guardate solamente l'incertezza di connessione, siamo a livelli che solamente l'incertezza di connessione del BNC ogni tanto mi dà degli spifferi che sono superiori a meno 54, ma meno 54 è un valore stratosferico perché gliel'ho imposto io. Vediamo però per esempio un carico autocostruito già buono, perché io ho misurato con altri metodi che a 1 GHz e meno 28 dB di return loss. Vediamo come lo vede. Ecco, vedete, è un carico che a 1 GHz ha in effetti 28 dB come avevo misurato. A mano a mano che la frequenza scende lui migliora ancora, arrivando a valori stratosferici all'ordine dei 100 MHz. A 4 GHz possiamo andare a vedere. Siamo dell'ordine dei 13 dB, diciamo fino a 10 dB nel campo del consumer è un valore ancora accettabile. Quindi io in effetti in questo momento sto veramente misurando quel carico perché ho fatto la calibrazione. Adesso un concetto molto interessante è: ma io misuro il dispositivo in questa sezione. Che cosa succede se per esempio io ci metto un cavo e voglio misurare al fondo del cavo? Di nuovo la calibrazione ci aiuta e vi faccio semplicemente vedere che cosa succede. Perché uno deve sempre misurare in una certa sezione e vi faccio vedere che io adesso rifacendo la calibrazione, adesso io misuro quello stesso carico ma inserito al fondo di un cavo. E mi darà degli andamenti completamente diversi. Quindi vedete, io ho inserito un cavo di 1 metro, 1,20 m, quello che sia. Al fondo ci metto la stessa cosa di prima. Vedete come sono cambiate le cose? Allora, i valori sono sempre buoni, però vedete che oscillano tra un minimo e un massimo. Questo perché questa è la verità. Cioè, un carico chiuso su non perfetto, chiuso su un cavo anch'esso imperfetto, dà, a seconda della lunghezza del cavo, queste oscillazioni.
vedrete che ci sono dei punti magnifici e degli altri punti peggiori, dei minimi e dei massimi. Tanto più lungo il cavo, tanto più vedrete che questi massimi minimi si avvicinano. Ed è anche l'opposto. Se io metto un cavo corto, vedrete che il tutto si avvicinerà di più a quando io mettevo il carico vicino, perché il cavo effettua meno trasformazione di impedenza. Questo sarà il principio con cui vedremo una funzione fantasmagorica che ci farà divertire da matti, che ci consentirà di vedere tramite proprio come queste ondulazioni vanno su e giù. Lui ha un software che ci dirà: guarda che tu hai un problema nel cavo a 2 metri dalla partenza, o a 3 metri dalla partenza. Adesso però ritorniamo un attimo su questa questione della calibrazione. Mettiamo che io voglia misurare non il sistema cavo più antenna che mi dà queste cose qua, ed è giusto che, perché questa è la verità. Quindi io misuro in questo momento questo oggetto qua formato da un carico e da un pezzo di cavo, e questo è il suo return loss al variare della frequenza, ed è vero in questa sezione qua. Supponiamo che io lo voglia misurare al fondo di un cavo lungo anche 100 metri. Cosa faccio? Faccio semplicemente la stessa calibrazione ma al fondo del cavo. E adesso lo facciamo. Aspetta, prima usiamo 50 ohm. Poi dopo vedremo il resto su cavi a 75 ohm. Quindi io in questo momento vado ad effettuare una calibrazione al fondo di questo cavo lungo 1,20 m, quello che è, più questa transizione. Quindi rimetto in calibrazione e faccio di nuovo le stesse cose prima. Adesso mi chiede open, quindi mi chiede il corto, e poi mi chiede il carico. E ci siamo. E di nuovo, perché è perfetto, quasi perfetto, salvo contatti, come abbiamo visto. Qui sto vedendo veramente dei peli, cioè sto vedendo delle cose incredibili. Adesso che cosa succede? Che la sezione in cui sono andato a calibrare, io misuro, è questa. Quindi il cavo io l'ho fregato, cioè l'ho tolto via con i calcoli, l'ho compensato. Se ci vado adesso a mettere il carico di prima, vedete che ha di nuovo l'andamento suo. Quindi io sto misurando questo componente in questa sezione al fondo di questo cavo di cui io ho tolto gli effetti. E questa è una cosa importantissima, perché voi potete misurare un'antenna togliendo il cavo. Cioè voi volete sapere se l'antenna è a posto, fate la calibrazione al fondo del cavo, il cavo lui non ve lo vede più perché con i suoi calcoli l'ha tolto, e siamo di nuovo nelle condizioni di come se questo carico qui fosse stato messo qua. Io ho cambiato sezione. E questa è una cosa che bisogna sapere, perché altrimenti non si sa che cosa si fa. Quindi, se voglio misurare al fondo di tutto il sistema e magari non ci capisco niente, perché avete visto con cavi lunghi, e questo è lungo, ma è lungo 1,5 m, non è 50 metri. Immaginate con 50 metri cosa può fare. Se non capite, volete sapere che se è il cavo, allora togliete l'antenna e mettete la terminazione al fondo del cavo, e quindi misurate il cavo chiuso sulla sua terminazione. Se volete misurare l'antenna, invece fate la calibrazione con le tre aperto, chiuso e carico al fondo del cavo, e misurate solo l'antenna pur avendo il cavo. Bene, adesso abbiamo un esempio pratico di taratura di un filtro coassiale a doppia sezione, poi dopo lo vediamo, in cui
è stata effettuata una taratura probabilmente solo regolando la curva di passaggio ingresso-uscita, quindi a due porte. Il problema è che fare venire bene, bene graficamente una curva a due porte non è difficile, perché se anche ci sono dei disadattamenti abbastanza forti, se andiamo a guardare le tabelle, le perdite di riflessione come perdita sul passaggio sono poche. Per esempio, non so, tanto per dare un'idea, con 10 dB di return loss, che è già un valore piuttosto non confacente, potremmo avere magari 0,1 dB di perdita sul passaggio, e questo è molto difficile da vedere sul passaggio. La conclusione di questo è che se si effettua la taratura prima con la perdita di passaggio, si possono anche ottenere delle curve che sembrano buone, ma che come adattamento sono pessime, e la macchina può andare in protezione, possono venire fuori problemi di tutti i generi. Mentre il contrario non è possibile, perché la misura di disadattamento è molto sensibile, e quindi con perdite di 0,1 dB, ripeto, abbiamo dei valori non confacenti, che con l'altra misura non si vedono. Invece qui, mettendo le cose a posto con almeno 20 dB di return loss ai lati banda o al centro banda, perché vedremo che poi si ha una curva che sembra una sella quando tutto è a posto, siamo sicuri che poi non c'è quasi neanche più bisogno di guardare la perdita di passaggio, perché sarà a posto. Allora, in questo momento stiamo guardando questo filtro con una sola porta, perché abbiamo un cavo che arriva all'ingresso del filtro, e il filtro è poi terminato con un carico di chiusura, e quindi stiamo guardando solo una porta. La taratura è assolutamente insoddisfacente, perché il valore che leggiamo è dell'ordine degli 8-9 dB, mentre dovremmo stare almeno intorno ai 20. Adesso io aggeggio sulla sintonia, e vedete che i valori stanno scendendo. Siamo sui punti a 320 kHz, adesso siamo già arrivati a... Scusate, devo togliere il delta, perché altrimenti... Siamo già arrivati a 21 dB. Allora, una curva perfetta è questa che vi faccio vedere, e guardate che sto veramente facendo degli spostamenti millimetrici. Innanzitutto simmetrica, con una sella che risale leggermente, però con valori in questo caso che sono sempre eccezionali. Vedete a centro banda abbiamo un valore di quasi 38, 39, quasi 40 dB, ai lati abbiamo addirittura 43 dB, cioè parliamo di cose veramente... Persino lo stesso carico è ancora da definire, se arriva a quei valori, no, ma a 100 MHz arriva, però siamo su valori veramente elevati. Allora, che cosa non si deve fare? Abbiamo visto: fare la taratura di passaggio e fidarsi di quella. Bisogna fare il contrario, fare la taratura di riflessione e poi dare un'occhiata con quella di passaggio, che comunque vi assicuro sarà perfetta. Quando non si hanno strumenti, qual è l'errore tipico che si commette? È quello di usare il misuratore del trasmettitore
mettersi a aggeggiare sul filtro coassiale finché non si ottengono i valori minimi. Possono accadere due cose. Una, che si fa una taratura molto stretta, quindi senza lascella, quindi si ha un solo valore di minimo, ma la cavità è troppo stretta, cioè il filtro coassiale è troppo stretto, sotto modulazione modulerà in ampiezza e lo stereo verrà degradato e cose di questo genere. La seconda cosa, ancora peggiore che si può fare, andando a cercare il minimo di return loss, cioè sì, di return loss, ma visto sullo strumento dell'apparato, si andrà a posizionarsi o in questo punto, e quindi la cavità sarà tarata su un lato, sarà storta, che è la cosa peggiore, perché la cavità si mette a scaldare e andrà fuori frequenza. Quindi quando voi vedete una cavità seria che deriva è semplicemente perché l'avete tarata di lato facendo questo minimo. Se calda vuol dire E, che sì, tipicamente tenderà a scaldare scalderà. e si va ancora più fuori frequenza, l'apparato andrà in protezione e voi direte il filtro coassiale è rotto, eccetera, eccetera. Adesso voglio farvi vedere semplicemente, lo faccio velocemente con un altro strumento in modo tale da non dover rifare tutti i settaggi su questo, che comunque ovviamente lo può anche lui fare. Vi faccio vedere la curva di risposta perfettamente tarato, con il filtro perfettamente tarato, e la memorizziamo anche. E poi con il filtro, diciamo, non perfettamente tarato come era prima. Allora, io memorizzo questa traccia. Adesso è memorizzata. Vado di nuovo a connettermi invece con il return loss. Riporto il filtro nelle condizioni in cui abbiamo visto che, se qualcuno avesse guardato il return loss, ci avrebbe criticati brutalmente. E rivado a confrontare la misura con quella che ho memorizzato sullo schermo. Io ad occhio, e sono vicinissimo allo strumento, nella banda passante non vedo nessuna differenza. Vedo forse che si è spostata leggermente a sinistra, ma faccio fatica a distinguere le tracce. Impossibile vederlo sulla telecamera. Quindi che cosa vuol dire? Che in questo momento il filtro non è tarato sull'adattamento e vi darà dei problemi, ma se voi guardate la perdita di passaggio vi sembra una curva eccezionalmente buona. Quindi questa è la dimostrazione di come si fanno le cose e come non si fanno. La stessa misura che abbiamo fatto con l'altro strumento, cioè la perdita di passaggio, con questo strumento. Questa volta andremo con due porte, che sono queste, e quindi dobbiamo andare con le misure a due porte. Andiamo in maniera scalare, il che vuol dire semplicemente che guarderemo solo l'ampiezza e non fase o altre cose. A questo punto dobbiamo fare la calibrazione. Ci
ci dice di inserire tra questi due bocchettoni un cavo corto e a bassa perdita. Ok, in questo momento abbiamo la misura della perdita di passaggio del filtro e come si vede è piatto e si comporta correttamente come si comporta. Però in questo momento stiamo guardando a due porte la perdita di passaggio ingresso-uscita del filtro. Adesso abbiamo espanso lo span a 10 MHz e si vede più anche ai lati la selettività del filtro. Una delle funzioni più interessanti dello strumento è la cosiddetta distance to fault, cioè riesce a capire in quale punto del cavo è che cosa. Scusate, ho sbagliato. Antenna Analyzer, Distance to Fault, Return Loss. Riesce a dire in quale punto della catena esiste una riflessione e di quanto. Normalmente si usa ovviamente su cavi. In questo momento lo strumento non è calibrato perché voi vedete 1,0 che è chiaramente questo punto qua in cui la potenza va e torna totalmente, quindi con un return loss di 0, per portarlo veramente all'inizio scala, perché la scala è in metri, bisogna calibrare. Allora, calibriamo. Allora, dice come al solito di mettere al fondo prima il circuito aperto. Dice di mettere il cortocircuito. E poi dice di mettere il carico. A questo punto, come si vede, lo zero è a 0 metri, come è giusto che sia. Cioè il punto di massima riflessione è a 0. Adesso possiamo mettere un cavo. Lasciatemi solo invertire, perché abbiamo massacrato in passato questa parte qua per fare gli esperimenti. Allora, noi mettiamo al fondo del cavo una terminazione e una serie di adattatori da 8 dB, che quindi dà un carico buono. Connettiamo prima la connessione F alla transizione BNC per evitare che tocchi prima il centrale della massa. Comunque non si sa mai, scarichiamo sempre il centrale e adesso connettiamo. Ecco, vediamo che
abbiamo un picco che ci dice che esiste un qualcosa di, no, diciamo di non perfetto, secondo la calibrazione, però non perfetto vuol dire, vediamo cosa vuol dire. Non perfetto, ma siamo a 21 dB, quindi va bene. A che distanza? La distanza la leggeremo da qualche parte, a 14,34 metri da questo punto qua. E si tratta di questo punto qua. Adesso se io apro completamente il cavo, quindi non lo termino, vedrò che chiaramente la cosa peggiora e arriviamo fino a 6 dB. In realtà bisognerebbe fare un'altra calibrazione, che è quella della perdita del cavo, e bisognerebbe fare in modo che quando questo è totalmente aperto, questo vada a zero. Cioè che lui in questa sezione qui dice mi sta ritornando tutto indietro. Ma è solo una questione di settaggio di cavo, della perdita del cavo. Adesso facciamo un'altra operazione che ci consente di visualizzare cosa succede quando, per esempio, specialmente in questi cavi qua, noi li andiamo a malmenare un po' e quindi li deformiamo, perché sono cavi con conduttore non solido. Prima però espandiamo un po' la scala dei metri. Per cambiare la scala, vedete qui c'è frequency barra distance, quindi distanza. Basta mettere qui, proviamo con 5 metri. Magari facciamo 2 metri. Adesso provo a fare qualche cosa di brutto al cavo. Ecco, vedete che c'è un picco che sta venendo fuori. In questo momento io ho strozzato il cavo. Ecco, quindi so che a 25 centimetri dalla partenza io ho, per carità, è ancora 20 dB il return loss, però non è perfetto come era prima. Adesso proviamo a farlo ritornare e vedete che non è tornato perfetto come prima. C'è sempre un'anomalia veramente bassa, però prima non c'era, quindi il cavo comunque io l'ho un po' deformato, non è ritornato esattamente come era prima. Dentro sarà un po' non concentrico rispetto alla calza. E questo lo fa in funzione del calcolo di quelle famose ondulazioni che vedevamo nel primo calcolo del return loss. Ritorniamo un attimo di nuovo alla distanza 10 metri. Ecco, quindi vediamo sempre la fine del cavo. In questa scala, con questa risoluzione, si fatica ad andare a vedere quella deformazione che era molto vicina. Sì. Allora, per calibrare la, non per calibrare, per mettere il giusto valore della perdita del cavo,
o lo vado a prendere da una lista che lui ha già dentro, oppure vado a fare una specie di settaggio manuale. Allora, la velocità di propagazione è quella del cavo che viene definita dal costruttore, anche la perdita viene definita dal costruttore, ma se non lo sappiamo possiamo fare una cosa di questo genere, cioè noi apriamo completamente il cavo. Sappiamo che in questa sezione qui noi dovremo avere un return loss di 0, perché tutto quello che torna in questa sezione ritorna indietro. Allora semplicemente andiamo per tentativi. Per tentative andando a cambiare questa perdita nel cavo fin tanto che quel punto lì non arriva a zero. Proviamo con 0,1. Non credo che cambierà molto, ma vediamo un po'. Di fatto. Allora andiamo con 0,5. Praticamente ci siamo perché anziché 0 sono sì, 0 dB, perfetto. Quindi a questo punto noi abbiamo effettuato una specie di calibrazione. Sappiamo che in questa sezione tutto quello che va torna, adesso ci rimettiamo il suo carico e questa volta possiamo essere sicuri che quello che leggerà in questa sezione sarà la vera perdita di ritorno. Che è di 10 dB, che non è un valore esageratamente buono, ma in impianti di tipo consumer è sufficiente. Abbiamo una perdita di scimmia. Non una perdita di riflessione, il che vuol dire un adattamento di 10 dB.